è per niente male essere qui con voi. Non abbiamo paura di mai! Qui sono due ragazzi, no? Che vivono, cresciuti in un piccolo paese. Sono, diciamo, gli squali nell'acquario, perché sono sempre magari stati i ragazzi svegli, quelli fighi, però di un paesino. Ma perché continui a regalare i soldi alla gente? Perché noi siamo i buoni, Rosse. E quindi sono un po' ammorbati, insomma, farò parte di quella, di quei tanti ragazzi della nostra generazione che sono un po', insomma, non sanno che fare, non vogliono il lavoro dei loro genitori perché non gli piace, non sanno che fare. Questo è lo starting point, e da lì in realtà parte tutto, e cambiano anche loro, cambiano anche grazie a Soledad, però si trovano in questa avventura, e poi alla fine in realtà si avvicinano molto di più di quanto pensavamo. Così come il nostro muoiono come delle mosche. Dovremmo andarcene via, bebè. La banca. A un punto sono arrivato nel bel mezzo del film, mi sono subito attaccato a delle cose molto pratiche per riuscire a fare un personaggio, perché sennò andavo in confusione totale, e che sono state il modo in cui BB usa le sigarette, come faceva Jigen, cioè anche se sono spente lui ce l'ha sempre in bocca senza un motivo. I sandali che mi sono stati dati da Marco Ponti creandomi grandi disagi, dovendo io guidare una macchina per praticamente metà del film, e i sandali si incastrano, no? nei pedali, quindi è stata un bel handicap. Fossi in te non lo farei. Guarda un po'. Ma addirittura io questo film mi sembrava molto difficile da fare. Io non sono... Se mi mettete su un camera car, io dopo un minuto vomito, perché proprio patisco la macchina, e quindi ero molto preoccupato di girare in camera car. E Federica Lucisano mi ha detto: no, ma a me che questo film devi farlo tu, anche se hai paura delle macchine. E scherzi a parte, è un film che mi stava nella testa da un bel po', e poi ha trovato la sua giusta posizione dopo le due commedie romantiche, in attesa magari di tornare alla commedia romantica o a film non più commedie. Però mi piaceva, se questa dovesse essere l'ultima mia commedia, almeno finisce col botto.